qualche modo bisogna superare l'emozione, perché siamo esseri umani, sono sacerdote, e come figlio di San Filippo non posso non rendermi conto del luogo in cui mi trovo e non iniziare pregando insieme a voi. Quindi vi invito, è una piccola antifona che dice così, è scritta, se non la sapete, è scritta qua sulla Tu es Petrus et super anc Petram edificabo ecclesiam meam. Io vorrei pregare subito per il Santo Padre in questo luogo, esattamente sopra alla tomba di Pietro. Tu es Petrus et super anc Petram edificabo ecclesiam meam. Quando facciamo le sette chiese ci inginocchiamo davanti all'obelisco che ha visto la morte di Pietro, e la cantiamo sempre, e non posso non cantarla qui come figlio di San Filippo, come figlio di Cesare Baronio, che quando arrivava davanti a quella statua piangeva sempre e si inginocchiava. La canto una volta e poi la ripetiamo tutti insieme. Tu es Petrus et super anc Petram edificabo ecclesia mea. Tu es Petrus et super anc Petram edificabo ecclesia mea. Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E prima di cominciare, essendo figlio di San Filippo, non posso non invitarvi a cantare per Gesù. Gesù, che è stato l'amore di padre Filippo. Quando è morto, le ultime parole di Filippo erano: Gesù mio, amore mio, tutto il mondo è vanità. Possiamo ripeterle? Gesù mio, amore mio, tutto il mondo è vanità. Questa non è di San Filippo. Alla sera della vita l'amor solo conterà. Alla sera della vita. E chi non cerca Cristo non sa quello che cerca. E chi non vuole Cristo non sa quello che vuole. E la seconda volta, anziché dire vuole, diremo ama. E chi non vuole Cristo non sa quello che ama. E chi non vuole Cristo non sa quello che ama. La canto una volta e poi comincio la catechesi, perché avevo bisogno di cantare con voi e di pregare due volte con voi per in una giornata sulla preghiera, se no morivo, ecco. La canto una volta e poi mi venite dietro, tanto è facile. Gesù mio, amore mio, tutto il mondo è vanità, alla sera della vita l'amor solo conterà. Gesù mio, amore mio, tutto il mondo è vanità, alla sera della vita l'amor solo conterà. E chi non cerca Cristo non sa quello che cerca, e chi non vuole Cristo non sa quello che vuole. E chi non cerca Cristo non sa quello che cerca, e chi non vuole Cristo non sa quello che ama. Insieme.
Gesù mio, amore mio, tutto il mondo è vanità, alla sera della vita l'amor solo conterà. Gesù mio, amore mio, tutto il mondo è vanità, alla sera della vita l'amor solo conterà. E chi non cerca Cristo non sa quello che cerca, e chi non vuole Cristo non sa quello che vuole. E chi non cerca Cristo non sa quello che cerca, e chi non vuole Cristo non sa quello che ama. A pochi metri da noi, il corpo di Pietro, che vide Gesù e che ascoltò le parole che oggi verranno ancora una volta proclamate, le parole di Gesù sulla preghiera. Quando i discepoli videro pregare Gesù, quindi anche Pietro, qua sotto, Pietro col suo corpo, vide pregare Gesù, sentirono il desiderio di imparare da lui, perché evidentemente era molto bello quello che vedevano, era bello quello che avevano davanti agli occhi, e allora glielo chiesero: insegnaci a pregare. E il Padre nostro fu la risposta al loro desiderio. Affrontando il Padre nostro, penso che decisivo trasmettere la venerazione che noi abbiamo per queste parole di Gesù, trasmettere la solennità, la maestosità, la profondità delle parole del Padre nostro, che sono infinitamente di più di una formula. Dice San Tommaso d'Aquino che la preghiera del Padre nostro è perfettissima, perfettissima, cioè ti senti arido, ti senti triste, ti senti allegro, ti senti gioioso, ti senti vecchio, ti senti giovane, sei malato, va bene sempre, c'è tutto, è perfettissima. Non cercare altre parole. Nella preghiera del Signore non solo vengono domandate tutte le cose che possiamo in modo retto desiderare, dice San Tommaso, ma anche nell'ordine in cui devono essere desiderate, cioè ti dà l'ordine dei desideri la preghiera del Padre nostro. Li hai sballati, metti sopra delle cose che devono stare sotto, il Padre nostro te li ordina. Cosicché questa preghiera non solo insegna a chiedere, ma plasma anche tutti i nostri affetti, cioè ci plasma il cuore. Questa piccola introduzione è solo per far crescere in noi la consapevolezza della serietà, della decisività, della completezza di queste parole di preghiera che Gesù ci invita a rivolgere senza stancarci al Padre. Che cosa chiedere il Padre nostro? Quanto? Sempre, sempre. È bello che Gesù dica di pregare sempre, non dovete pregare di più, che ci ammazzerebbe, ma pregate sempre. Vuol dire che si può pregare sempre, sei sempre incoraggiato, ti sei un attimo distratto, puoi pregare sempre. Senti la catechesi, è normale, sentirete 2 ore di catechesi, è normale, vai un attimo con la testa, con i tuoi pensieri, prega, puoi pregare. Si può pregare sempre, in macchina, in autobus, in bicicletta, in ascensore, facendo le scale, cucinando, sono pochissimi i momenti in cui non si può pregare. E come diceva il Catechismo, ha 694 pagine di testo, la quarta parte del Catechismo sulla preghiera, e 30 pagine del Catechismo sono tutte per spiegare il Padre nostro. Il Padre nostro ci è presentato addirittura dal Catechismo come sintesi di tutto il Vangelo, cioè capite la forza di questa cosa? Vuoi capire qual è il cuore del Vangelo? La sintesi? Il Padre nostro, basta. Tu ti porti con te il Padre nostro, hai tutto.
hai la sintesi della buona notizia. È importante sapere, quindi significa che è importante far amare il Padre nostro ai bambini, generare con ogni attenzione un senso di venerazione per queste parole, che sono di una profondità smisurata, trasfondere il senso di mistero che avvolge le parole di questa preghiera, evitare ogni banalizzazione, ogni superficialità. Noi davanti ai bambini pregheremo sempre da adulti, cioè senza cantilene. Scusate, Padre nostro che sei nei cieli. Uccide la preghiera. Si prega Padre nostro che sei nei cieli, senza avere delle interpretazioni d'attore, ma anche senza cantilena. Con dolcezza, con calma, con profondità, sono ondate. Capite? Il Padre nostro è tutto. Non c'è di più. Gli altri dovrebbero vedere che per noi è un onore pregare questa preghiera. Durante la messa, quali sono le espressioni per introdurla? Ci aiutano a capire. Obbedienti. Divino insegnamento. Osiamo dire, guidati dallo Spirito di Gesù, il Signore che ci ha dato la libertà di figli, osiamo dire, e insieme Padre nostro. Queste espressioni ci aiutano a entrare in un atteggiamento carico di stima, di gratitudine. In questo modo saremo aiutati a non banalizzare queste parole decisive del Figlio di Dio. Possiamo emozionare noi stessi ricordando che oggi, tutti i giorni, sempre su tutta la terra, tutta la Chiesa universalmente prega il Padre nostro pubblicamente, ufficialmente, cioè il corpo di Cristo, che è il corpo di Gesù, si rivolge al Padre tutto insieme durante le lodi mattutine, abbiamo detto il Padre nostro. Durante la messa, lo ridiremo, ai vespri, alla sera. Tutto il corpo di Gesù che si rivolge al Padre, Padre nostro. Che emozione. E poi è tutta parola di Dio. Non c'è un briciolo che non è parola, non è inventata dagli uomini, è uscita dalla bocca del Figlio di Dio. L'ha ascoltata Pietro qui sotto, l'ha sentita. Capite l'emozione? Lui che per la prima volta la sentì. E dopo 2000 anni, questa promessa, su tu es Petrus, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa, e la chiesa è ancora qui. Che meraviglia, che onore, che grazia immeritata essere cristiani di Cristo. Non si può essere cristiani e non essere umili. Non si può essere cristiani e litigare. Non si può essere cristiani e arrabbiarsi. Sempre arrabbiati, sempre a litigare. Non è possibile, non sei cristiano, non sei di Cristo, non gli appartieni. Perché la verità più grande è la mitezza, è l'umiltà. I santi sono tanto più grandi quanto più hanno pregato questa preghiera del Padre nostro in verità. I più grandi santi l'hanno commentata. E perché? E qua, veramente, pensando a questo momento, mi tremava il cuore preparando questa catechesi. Perché questa parola che sto per leggere è di Pietro. Perché Marco era il segretario di Pietro. Il Vangelo secondo Marco è un Vangelo scritto da Marco, ma il segretario di Pietro sono le parole di Pietro. Quindi Marco era lì, e Pietro gli diceva le cose, quindi queste sono le parole di Pietro, le ascoltate da Gesù e così ci sono arrivate. Ciò che esce dall'uomo rende impuro uomo, dal di dentro infatti, dal cuore degli uomini escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo.
Gesù Cristo ha una visione, se volete, pessimista sulla natura umana. Il cuore dell'uomo non è buono di per sé. Io ho un po' paura quando si dice ci vuole più umanità, ci vuole più Dio, ci vuole più medicina di Dio. Perché il cuore dell'uomo continua a essere fatto così. Dal di dentro, dal cuore degli uomini, escono queste cose cattive. Anche i farisei, che attenzione, attenzione a parlare male dei farisei sempre, perché i farisei, poverini, quando Gesù ne parla, il fratello maggiore, si sente, il padre esce a supplicarlo, dice il Vangelo, perché rientri, a supplicarlo, sto povero fariseo. E gli dice, figlio, tutto quello che è mio è tuo, ma bisognava fare festa. Questo tuo figlio era perduto ed è ritornato in vita, era morto, è ritornato in vita. Si sente dire questa cosa, quello che è mio è tuo. Però qual è il problema dei farisei? Che il cuore, i propositi animali, li hanno uguali a tutti gli altri. Il cuore è malato come quello di tutti. Ecco perché Gesù dirà loro, il vostro interno è pieno di avidità e cattiveria, come quello di tutti gli altri. Datelo in elemosina, per favore. Presentatelo a Dio e tutto sarà puro. Vedo la vostra buona volontà, vedo che siete zelanti nei confronti di Dio, vedo che vi interessa la legge di Dio. Però il vostro cuore non è come il vostro esterno. Datelo in elemosina. No, non è bellissimo? Io lo trovo bellissimo. Allora, il Padre nostro. È evidente che le prime tre richieste del Padre nostro sono un'unica richiesta. Questo la Chiesa l'ha sempre insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, tutte queste tre cose, come in cielo così in terra. Venga il tuo regno, come in cielo così in terra. Sia santificato il tuo nome, come in cielo così in terra. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. In questo è glorificato il Padre mio, che diventiate miei discepoli e portiate molto frutto. Glorificato, santificato, il nome non è il soffio, Dio. Il nome è la potenza santificante di Dio. Sia manifesta in noi, cioè che portiamo frutto, frutti d'amore, questa potenza santificante di Dio. E venga il tuo regno, cioè sii nostro re, regna su di noi. Ed è per questo che Gesù si affatica a spiegare in tante parabole tutte le caratteristiche di questo regno di Dio. Quando Dio diventa re della tua anima, cosa succede? Allora, è facile, Padre nostro, tre richieste sono un'unica richiesta. E penso che, visto che la Chiesa l'ha sempre, siamo d'accordo. Esprimono un unico grande desiderio. Venga il tuo regno. Se chi lo recita non desidera il regno di Dio, tutto si affloscia. Venga il tuo regno è una brama, è un desiderio. Ma cosa c'è se non c'è il regno di Dio? Cioè, se Cristo non regna in me, se io non sono regnato da Dio, che cos'è la mia vita? È quello che conosciamo e che certi artisti meravigliosi descrivono. È desiderio di bene, ma tanta incapacità di farlo. Il Padre nostro, e anche questo sono emozionato. Allora, ci sono due, lo sapete bene, due versioni del Padre nostro, quindi le considererò tutte e due. La prima, quella di Matteo. Non sprecate parole come i pagani quando pregate. Pregando, non sprecate parole. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Come dobbiamo interpretarlo questa parola, questa espressione? Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Quindi qual è il problema? È che noi pensiamo che la preghiera sia spiegare a Dio le cose di cui abbiamo bisogno, cercare di convincerlo.
Voi dunque pregate così, cioè il Padre nostro è il modo per non sprecare le parole pregando, è per chiedere le cose giuste e per non, come dire, asfissiare Dio cercandolo di convincerlo delle cose di cui abbiamo bisogno, perché Lui sa di cosa abbiamo bisogno. Padre nostro, e poi segue il Padre nostro. Ma attenzione, e questo è un altro passo importante, le richieste. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ma poi Matteo continua, cioè dice, se voi infatti, quindi vuol dire che le parole che Gesù usa nei versetti dopo sono per spiegare quel pezzettino del Padre nostro. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre nostro perdonerà le vostre colpe. Cioè, liberaci dal malvagio, non abbandonarci alla tentazione, per che cosa? Per non essere spietati con il fratello. Rimetti a noi i nostri debiti come neanche noi li rimettiamo. Cioè, se noi non perdoniamo, dice Gesù, non saremo perdonati. E questa è una parola certa. Se il tuo cuore, noi, quando ha dovuto spiegarlo Gesù, vi ricordate quando Pietro, pensate che c'è da perdere la testa, Pietro gli si avvicinò e gli disse, Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Aveva capito che per Gesù era importante il perdono. E Gesù gli rispose, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli, venga il tuo regno, è simile a un re che volle regolare il suo. E inizia la parabola dei 10.000 talenti. Qual è la tentazione, quella vera, quella che rischiamo, quella dove quando diciamo il Padre nostro diciamo non abbandonarci, quella che vuole Satana? Liberaci dal malvagio, non abbandonarci alle tentazioni, è quella della spietatezza. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Attenzione, glieli doveva, 100 denari ci sono. 100 denari erano 100 giornate lavorative. 100 giornate lavorative erano più di 3 mesi di stipendio. Fate voi i vostri conti. Migliaia di euro comunque. Quindi non erano nulla. Noi reciprocamente abbiamo dei crediti e abbiamo dei debiti di 100 denari, ci sono, cioè non è che dobbiamo far finta che non ci sono, lo dice già. Però il problema è che dall'altra parte Dio a noi ci perdona 10.000 talenti e Satana, il maligno, il malvagio, ci vuole tentare a soffocare il fratello per i 100 denari, a essere spietati. Ecco perché la prima versione del Padre nostro si conclude con le parole che vi ho citato. Dovreste tenerle sempre a mente quando ho finito. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Per questo non abbandonarci a tentazione, liberaci dal malvagio. Sono un'unica cosa. Liberaci da Satana, che ci tenta per soffocare, per strangolare, per non avere misericordia. E Gesù dice, se infatti voi non perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che nei cieli perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Mi chiederete, mi direte, siamo al centro del cuore della nostra fede. È una parola dura, ma è di Gesù. Non si può avere il cuore sempre pieno di rancore, di rabbia, di risentimento. E guardate che questo è incredibilmente ecumenico. Il cuore arrabbiato non ha colore. Tutti
siamo tentati, ci dice Gesù, di avere il cuore arrabbiato contro qualcuno. E attenzione, con un poco di ragione, 100 denari. Un poco di ragione. Ma se noi non rimetteremo i 100 denari, non saremo perdonati dei 10.000 talenti. È emozionante ripetere questa verità della fede in questo luogo. E allora veniamo al pane quotidiano. E questo mi emoziona ancora di più, parlare di questo pane quotidiano. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli, siamo una versione di Luca, qua. Uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. Egli disse loro: quando pregate dite, e insegna il Padre nostro, in una forma più concisa. Ma poi disse loro, cioè Gesù va avanti, per spiegare che cosa? Nei versetti successivi Gesù spiega, a mio avviso, in modo evidente, che cosa sia il pane quotidiano. Una considerazione: il pane quotidiano è sempre stato interpretato da Tommaso, da Francesco d'Assisi, dai grandi santi, come l'Eucarestia. Ve lo leggo in una udienza che fece qualche anno fa Papa Benedetto. I padri della Chiesa di fatto hanno inteso in modo praticamente unanime la quarta domanda del Padre Nostro come domanda per l'Eucaristia. In questo senso la preghiera del Signore si trova nella liturgia della Santa Messa come preghiera eucaristica. Questo non vuol dire che con ciò sia stato tolto alla domanda dei discepoli il semplice significato terreno, che poc'anzi abbiamo chiarito quale significato immediato del testo. Quindi c'è sicuramente il significato delle cose di cui abbiamo bisogno quotidianamente, ma i padri sempre l'hanno inteso come richiesta dell'Eucaristia. Commentando la parte finale del Padre Nostro, commentando il Padre Nostro, Gesù aggiunge questo, disse: se uno di voi ha un amico a mezzanotte, va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani mangiare, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello all'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gli occorrono. Si parla di tre pani, di cibo da mangiare. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede da mangiare, ancora una volta, un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, ancora da mangiare, gli darà uno scorpione? Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone da mangiare ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Allora, fratelli e sorelle, non è che forse la richiesta del Padre nostro è una? Il pane quotidiano è lo Spirito Santo. Noi, appena diciamo Padre, stiamo come dei bimbi dicendo: pane quotidiano, dammi lo Spirito. Ma per cosa lo Spirito? Per non soffocare, per non cedere alla tentazione satanica di odiare e di non rimettere agli altri. Ecco perché si dice che l'Eucaristia è un farmaco, ma un farmaco di un cuore malato che è portato alla spietatezza. E allora capite che le prime tre richieste, in che cosa è glorificato? Che diventiamo discepoli di Gesù. E Gesù che cosa ha detto? Siate misericordiosi come il Padre, come Dio. Quindi noi facciamo un'unica richiesta col Padre nostro. È una richiesta pneumatica, è una preghiera. Quando uno, tante volte mi sono sentito chiedere: come si chiede lo Spirito Santo? Pregando il Padre nostro. Basta dire Padre nostro. Padre nostro, come un bimbo che ha fame, che dice: papà, ho fame, Padre nostro.
E ti viene dato lo Spirito Santo, perché a quelli che lo chiedono incessantemente viene dato. Per che cosa? Per non cedere a Satana, che ti tenta. E che cosa vuole? Che a causa di quei 100 denari di cui sei creditore, tu soffochi l'altro e non sei più misericordioso, perché il Padre vuole che noi qui siamo misericordiosi come Dio. E nessuno sciocchino dica, belle parole, ma è difficile, perché chi chiede sarà dato. Il Padre darà lo Spirito. Io vorrei, sapete che alcuni dicono che sono istrionico, che sono esagerato. Io non mi sento così, sono me stesso. Cioè, chi mi conosce, mi vuole bene, sa che sono così, come sono qui, sono giù lì, sono sempre così. Sono identico, non cambio. Io farei dei gesti, io in pieno Covid leccherei le vostre scarpe, le suole delle vostre scarpe, perché a chiunque, per fargli entrare, che si può pregare sempre senza stancarsi. La preghiera è incessante. Io vorrei che uscendo di qua capiste che si può chiedere e dire Padre nostro, chiedendo lo Spirito sempre, per avere un cuore misericordioso. E questo è conveniente, è molto conveniente. Concludo, ultimo minuto. Questa è una parola che mi ha sempre profondamente consolato. San Paolo. Attenzione, fratelli e sorelle, qua possiamo dire chi è San Paolo. San Paolo è a livello di forza di volontà. Chi di noi può paragonarsi a San Paolo? San Paolo è il top della forza di volontà. A livello di zelo, di amore di Dio, amore della parola di Dio, voglia di applicare la parola di Dio. San Paolo era veramente un uomo muscolare a livello ascetico, cioè non ha paragoni. Pensate l'elenco delle cose che poi anche dopo ha subito per Gesù: fustigazioni, lapidazioni, naufragi, cioè cose che nessuno di noi, a me basterebbe che vengono lì mi sciolgo per niente, odio la violenza. Ma San Paolo, no, San Paolo è forte. San Paolo dice nella lettera ai Galati: se camminate secondo lo Spirito, cioè come dei bimbi, chiedendo come dei pulcini a ogni respiro, chi è che non lo capisce? Io vorrei proprio sapere chi non lo capisce, che vince chi fa pio, come gli uccellini che pio, 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 che chiedono lo Spirito Santo per non essere spietati. Ditemi solo, si capisce? Si chiede sempre lo Spirito Santo per non avere la recriminazione nel cuore, si capisce? È italiano, si capisce? Non è complicato? Si chiede lo Spirito Santo per non odiare, se no non ce la fai. Ma San Paolo dice, se camminate secondo lo Spirito così, io bacerei queste parole, non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. E qui il problema è che desideri della carne, uno pensa subito alla sessualità, mentre gli elenca Paolo quali sono anche i desideri della carne, che diventano troppo spesso opere della carne. Ve li leggo in questa chiesa, ma capite cioè noi qua dovremmo essere agnelli umili e mansueti, perché siamo in questa chiesa. Noi non abbiamo nessun merito per essere in questa chiesa. È una roba da pazzi. È un onore, ma non è un onore, è un privilegio. Non ho neanche le parole. Noi dovremmo piangere commossi che siamo in questa chiesa, a dirci la nostra fede e a scoprire che nel 2021 è identica ancora a queste parole. Quali sono le opere della carne? Inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, anche questi sono opere della carne. E se vivremo come dei pulcini chiedendo lo Spirito a ogni respiro, non saremo portati a che questi desideri diventino opere. Non sarete portati, non che non li sentirete ribollire dentro di voi, non che purtroppo ogni tanto vi scappa qualche opera. Non sarete portati. Ecco qui, e lascio quindi, come dire, il testimone
a Don Angelo sul problema della battaglia spirituale, che è una battaglia spirituale. Perché se San Paolo dice che chiedendo incessantemente lo Spirito non saremo portati, vuol dire che il nostro cuore umano è molto malato. Io vorrei solo dirvi che essere misericordiosi è conveniente anche. È conveniente, è bello, perché quando sei recrimini e soffochi, sei infelice. Entrare nella misericordia di Dio è una cosa meravigliosa. E visto che ho ancora 30 secondi prima delle 11, cantiamo il Padre Nostro. Così iniziamo cantando e pregando. Non in modo ideologico, però in modo universale. La lingua universale della Chiesa è il latino, che ci accomuna tutti. E in questo luogo che ha questo respiro dei secoli, la preghiamo così. Abbiamo pregata gioiosamente in italiano, la ripregheremo nella Messa. Però una volta in questo luogo, davanti alla statua di Pietro, sopra la sua tomba, preghiamo il Padre Nostro cantandolo in latino. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sia lodato Gesù Cristo.